Buonasera, allora iniziamo con l'interrogazione. Sì, allora iniziamo con l'interrogazione numero 7, presentata dal consigliere Cremonesi, relativa ai lavori di prolungamento di Viale Edison. Consigliera, ha facoltà di illustrarla, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, qualche mese fa abbiamo presentato questa interrogazione per quanto concerne i lavori di prolungamento di Viale Edison, in quanto nelle vicinanze c'è un cartello dove c'è questa indicazione: i lavori sono fermi perché l'impresa appaltatrice non ha rispettato gli impegni contrattuali con il Comune. Stiamo quindi facendo quanto previsto dalle leggi per risolvere il contratto e affidare la conclusione dell'intervento a un'altra impresa e via discorrendo. Volevamo semplicemente fare tutta una serie di domande per capire come l'amministrazione si stava comportando. Quindi, a titolo informativo, i chiarimenti che avevamo posto sono i seguenti: qual è la società che non ha rispettato gli impegni? Quali sono gli impegni appunto contrattuali non rispettati? Per quale ragione gli impegni non sono stati rispettati, se c'è una ragione specifica anche di natura tecnica, amministrativa e quant'altro. Quando pensate di riuscire a risolvere il contratto in essere? Quando pensate di andare a nuova gara o a nuovo affidamento, appunto diretto con nuova impresa? Quali sono le condizioni climatiche avverse che non permettono di completare l'opera e quali dunque quelle che sono adatte anche secondo voi capire in una situazione del genere come vi ponete, quali sono gli obiettivi anche voi che avete? Da quanto tempo ancora pensate di aver bisogno per chiudere l'opera, visto che appunto la conclusione dei lavori era prevista per il 13 novembre 2011, e quali azioni avete intenzione di intraprendere nei confronti dell'appaltatore, visto il ritardo nella consegna dell'opera? Grazie mille. Grazie, risponde l'assessore Piatto, prego. Grazie Presidente, buonasera. Abbiamo fornito al consigliere una risposta piuttosto articolata sui punti che lui ha posto all'attenzione della Giunta. L'impresa che originariamente che aveva vinto l'appalto, successivamente incappata in una procedura concorsuale ed è fallita. A quel punto, prima della dichiarazione di fallimento, noi siamo come uffici abbiamo dovuto attendere, insomma, che si pronunciassero gli organi della procedura. Successivamente abbiamo seguito il percorso che è previsto dalla normativa sugli appalti, quindi siamo andati a ricercare coloro che erano in graduatoria, i quali, le due imprese successive, le quali non hanno però ritenuto di aderire all'appalto perché a quel punto era stato considerato antieconomico. In realtà mancava da completare il binder e il tappeto d'usura, per intenderci l'asfaltatura. Abbiamo quindi fatto un appalto solo per questa porzione che abbiamo aggiudicato nel mese di luglio e attualmente i lavori sono in corso. Si sono fermati per un breve periodo perché c'è stata una manifestazione da parte dei residenti che insistono proprio nella zona dove
Stiamo completando quella prima parte di ring, l'amministrazione li ha incontrati, abbiamo convenuto che all'altezza della via Parpagliona sarà installato un impianto semaforico intelligente, la scelta era fra quello o una rotonda, abbiamo optato per quello perché in prospettiva lo possiamo recuperare qualora dovessimo allargare il ring, certamente c'è una criticità complessiva rispetto al disegno originario che non è gradito alla popolazione residente, però ci accingiamo a chiudere quell'appalto e quindi a realizzare l'opera. Io credo nell'arco di un mese dovremmo avere completato il lavoro e riaperto la strada. Grazie all'assessore Piano. Prego, consigliere. Eccoci, sì, adesso funziona. Va bene, io ringrazio l'assessore per la risposta che è stata molto esaustiva, una risposta di cui sono soddisfatto, quindi attendiamo la conclusione dei lavori. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. E visto che c'è l'assessore Piano, trattiamo la numero 3, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, relativa ai lavori eseguiti in piazza Martiri di Via Fa. Prego consigliera se vuole illustrarla, prego. Buonasera. Per quanto riguarda questa interrogazione, abbiamo sottoposto il problema sentito da molti cittadini di Piazza Martiri di Via Fani, perché quando ci sono delle infiltrazioni dalle fioriere, a loro compete una serie di costi che secondo loro non sono di competenza invece dell'amministrazione. Vuoi perché le fioriere non riguardano i condomini della piazza e vuoi perché queste infiltrazioni causate dalle fioriere poi vanno anche nel garage sottostante e il garage ha chiesto somme molto rilevanti di rimborso. C'è una convenzione e quindi su questa convenzione anche sarebbe il caso insomma, di ulteriori specifiche, di ulteriori approfondimenti per permettere ai condomini di quelle abitazioni di non avere tutto questo onere, insomma, ecco, quindi si lamentano, sono molto risentiti e quindi varrebbe la pena di capire bene come risolvere questo disagio che mette in combutta, che mette in contrasto i cittadini, i residenti, anche con il comune, perché il comune non riconosce a loro certe spese, e il garage sottostante. Grazie. Risponde l'assessore Piano, prego. Sì, grazie. C'è una convenzione in questo caso del 1989 con l'operatore che aveva a suo tempo realizzato quell'impianto, quel complesso edilizio. Come tutte le convenzioni che facciamo noi, normalmente ci riserviamo la manutenzione della superficie e degli arredi urbani, mentre tutto il resto viene posto a carico dell'operatore. Quando poi si sottoscrivono i contratti di compravendita, gli obblighi dell'operatore che sono presenti in convenzione ricadono sugli acquirenti. Nel caso di specie, quindi, noi lì abbiamo l'obbligo di mantenere la parte superficiale e le fioriere e le panchine. Quella piazza ha dei problemi di infiltrazione piuttosto rilevanti che si ripetono nel tempo. Evidentemente lì deve intervenire l'amministrazione condominiale, quindi i proprietari. Noi siamo stati interessati in questo caso dal geometra Lievi, il quale ha chiesto l'autorizzazione per compromettere la parte su cui noi abbiamo un obbligo manutentivo, spostare le fioriere e quindi procedere alle riparazioni. Così è stato fatto. Evidentemente poi il ripristino, laddove si interviene per rimettere a posto il manto di impermeabilizzazione, compete anche in questo caso a colui che esegue l'intervento. Quindi noi sotto questo profilo non abbiamo purtroppo per i cittadini nessun obbligo e quindi non possiamo contribuire alla spesa pena il danno erariale. Quindi possiamo semplicemente favorire questi percorsi
volti a ripristinare quelli che sono i luoghi nei quali si verificano le infiltrazioni, e quello che posso dire è che lo stesso amministratore Allievi ha fatto eseguire i lavori, ha richiesto le autorizzazioni, ma si è ben guardato, perché conosce bene la convenzione, da richiedere al Comune un risarcimento del danno per le opere che ha eseguito. Prego, consigliere Tinte Ferrante, per la replica. A me risulta che è stata fatta redatta una lettera molto di recente dove è stata proprio formalizzata la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'occupazione del suolo pubblico, per la manutenzione dell'impermeabilizzazione di Piazza Martiri Via Fani, e poi viene formalizzata la richiesta di partecipazione del Comune ai danni richiesti dalla società Magiman SRL Parking al condominio Le Piazze, causa mancato guadagno a seguito delle infiltrazioni d'acqua. Poi è stata formalizzata un'ulteriore richiesta di intervento urgente alla sistemazione delle piazze, della piazza, per quanto riguarda la superficie, le piastrelle, i tombini, i cestini, le panchine, le fioriere e relativi alberi, ed è stata formalizzata un'ulteriore richiesta per sapere quando è in programma la riqualificazione della piazza stessa, che essendo uno snodo cruciale della città dovrebbe essere l'orgoglio della città. È stata proposta anche dagli stessi condomini di far gestire il parking, la parte di parcheggio comunale sotterranea, in modo da liberare i parcheggi in superficie oltre anche agli introiti. Cioè, le richieste sono state fatte. Quali sono le risposte dell'amministrazione comunale? Grazie. Una breve replica per l'assessore, prego. Se posso capire meglio, nel senso, i mittenti sono i condomini del palazzo su tutte e quattro le richieste, perché sulla prima mi pare che siamo noi a richiedere il pagamento per l'occupazione del suolo pubblico, quindi se così è, così è certamente, perché non possiamo fare diversamente. Sulla riqualificazione della piazza posso rispondere io, non l'abbiamo in programma perché le risorse sono quelle che sono. Abbiamo qualcuno che abusa dell'utilizzo di quella piazza, perché non è una piazza carrabile, ma talvolta da lì ci passano i veicoli, e quindi bisognerebbe trovare un modo per preservarla maggiormente, ma dobbiamo garantire l'accesso ai mezzi di soccorso. Per quest'anno certamente non possiamo intervenire, perché è una superficie molto ampia e il costo di rifacimento al metro quadro adesso diventa per noi proibitivo, quindi se lei desidera dare una risposta ai cittadini, diciamo per il 2014-2015 quella piazza non abbiamo in previsione di rifarla. Sulle altre questioni invece, se non ho capito male, è stata formalizzata una richiesta di risarcimento del danno, io non l'ho vista, non è stata riscontrata nella risposta, me ne accerterò, ma probabilmente, quindi è recentissima, probabilmente come dire, la risposta dell'amministrazione andrà nel solco di quello che gli ho appena detto. Cioè, noi rispondiamo per la parte che ci compete. Se certamente, come dire, sarà accertato, ma questo non compete all'assessore, che quel danno è, come dire, riconducibile a una cattiva manutenzione da parte dell'amministrazione, l'amministrazione sarà chiamata a rispondere. Ma se hanno dovuto compromettere la parte della superficie che interessa la porzione ammalorata, poi, ahimè, la devono anche rimettere a posto. Credo che sarà più o meno questa è la risposta che potranno dare gli uffici. Mi riservo, a fronte magari di un'ulteriore interrogazione, una sua richiesta anche informale, di valutare quelle che saranno le risposte che possiamo dare. Adesso posso dire solo questo perché non so altro. Grazie all'assessore. Passiamo all'interrogazione numero 11, presentata sempre dalla consigliera Titta Ferrante, relativa al degrado parte terminale della via Buozzi. Gli risulta, se la può illustrare, prego. Per quanto riguarda il verde e le pulizie, purtroppo la fine del cavalcavia Buozzi è proprio da sempre un punto abbandonato ed è un punto di degrado.
ed è il cavalcavia Buozzi attraversato da tantissime macchine che attraversano la città e quindi hanno una visione della città veramente, veramente negativa. Questo punto è in queste condizioni da tanto tempo e i cittadini hanno appunto sollecitano un ripristino, un ordine di quest'area e soprattutto che quest'area venga monitorata. E la richiesta era appunto questa. Grazie. Risponde l'assessora Iannizzi. Prego. Grazie Presidente. Come abbiamo avuto modo insomma, anche di risponderle, l'area in questione a cui fa riferimento con la sua interrogazione non è di proprietà dell'amministrazione ma è di proprietà di RFI, per cui non compete a noi e non è possibile neanche per noi effettuare nessun tipo di intervento. Detto questo, non siamo stati ovviamente fermi perché siamo assolutamente consapevoli e condividiamo come dire, la preoccupazione rispetto a quello che lei ha appena esposto e abbiamo fatto più volte come dire, delle ingiunzioni a RFI stesso affinché l'area venisse pulita. Tant'è vero che l'ultima ingiunzione risalente al 2013 ha poi consentito una pulitura, diciamo così, dell'area. È ovvio che è sempre molto complesso dover procedere a continue ingiunzioni perché chi dovrebbe, come dire, essere il responsabile delle aree poi non mette in atto quelle che sono le sue competenze. Continueremo così. Le abbiamo poi voluto nell'interrogazione fare un quadro di quelle che sono le discariche abusive e di quanto lavoro poi viene fatto al di là dell'area specifica che però è di competenze di RFI. Grazie. Consigliera Titta Ferrante, se vuole replicare, prego. È soddisfatta della risposta? Io sì, riferirò ai cittadini e poi saprò dirle. Grazie. Vorrei fare l'ultima, è sempre la sua, la facciamo della via 24 maggio, la numero 12, relativa alla pulizia mal riuscita in via 24 maggio, così facciamo rispondere sempre all'assessore Iannizzi. Prego. Il problema è noto. È quello dell'igiene urbana. Questo è un caso dei tanti che i cittadini lamentano, l'assessore lo sa bene. Ho colto questa occasione perché dei cittadini si sono proprio curati di fare le foto, ma se guardiamo la rete di foto di addetti all'igiene urbana che sono davanti al bar o che effettuano il lavoro in malo modo, ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante. Quindi il problema in questo caso era proprio capire come avviene la pulizia, quali sono i criteri e come viene controllato, come viene monitorato questo lavoro, perché se no non se ne viene fuori da questo problema. Il 24 maggio è stato uno dei tanti punti in questione. Grazie, risponde l'assessore Iannizzi, prego. Il problema è noto, insomma, come anche lei ha detto, ho avuto modo anche di rispondere anche in Consiglio Comunale su quelle che sono le azioni rispetto alla Regione Urbana, avremo modo, spero a breve, di parlarne anche in Commissione. Come dire, nel merito dell'interrogazione specifica che si riferisce a 24 maggio, noi abbiamo fatto ovviamente dei sopralluoghi come di solito siamo soliti fare per andare a controllare, no? Poi il lavoro che viene svolto nel momento in cui li abbiamo fatti, seguendo ovviamente il lavoro delle spazzatrici, il lavoro era stato fatto correttamente. Quello che capita più o meno spesso è la presenza di auto che rimangono in sosta nonostante il divieto di sosta. È chiaro che questo genera un problema perché nella parte dove l'auto è parcheggiata non si riesce a pulire, quindi quando poi la macchina si sposta si trova sotto lo sporco e si pensa che la pulizia non sia stata fatta bene, perché magari non si è visto il momento in cui in contemporanea, come dire, c'era sia la spazzatrice che la macchina parcheggiata. È un'ipotesi che possa essere questo il caso, poi ovviamente non ne siamo certi, abbiamo ipotizzato. Detto questo, abbiamo controllato e siamo stati
come dire, sul posto nel momento in cui veniva fatta la pulizia della strada le volte successive ed è stata fatta correttamente, fatto salvo per i casi in cui, come dicevo anche prima, rimaneva parcheggiata un'auto al di là della contravvenzione, però comunque il pezzo di strada rimaneva sporco. Rispetto al tema più generale le ho risposto in premessa. Grazie all'assessore Iannizzi. Consigliera Titta Ferrante, soddisfatta della risposta? Prego. Mi auguro che questo monitoraggio venga effettuato in maniera continuativa, perché è l'unico modo per assicurare un'igiene più accurata. Grazie. Allora, prima di passare all'appello, l'interrogazione numero 9, 15 e 26, presentate dal consigliere Di Stefano, verranno tolte dall'elenco in quanto il consigliere ha chiesto solo la risposta scritta, che ha già ricevuto. Quindi risulta agli atti che vengono tolte dall'elenco. Grazie. Adesso ci siamo tutti. La parola al segretario generale per l'appello. Grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio. Però del momento no. La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Allora risultano consiglieri presenti 20, assenti 5. La seduta è valida. Inoltre comunico che risulta assente il consigliere Pavan e al momento Di Stefano, perché mi aveva avvisato che forse non era presente. Come da prassi occorrono tre scrutatori, Vavassori, Torraco e Cremonesi. Grazie. Consigliera Antonioli, facciamo l'inno, ascoltiamo l'inno nazionale. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Thank you.
Grazie. Un attimo di attenzione da parte di tutti i consiglieri, che devo fare una comunicazione. Grazie. Riferimento alla giornata di ieri, domenica 28 settembre 2014, un cittadino su Facebook ha pubblicato una frase molto offensiva nei confronti del sindaco Monica Chittò. Testuale parole: Chittò muori. In qualità di presidente del Consiglio Comunale della città di Sesto San Giovanni, esprimo piena solidarietà e vicinanza al nostro sindaco Monica Chittò per la gravissima frase ricevuta. Diversamente da altre opinioni espresse, credo fortemente che manifestare pubblicamente il proprio dissenso oppure criticare l'operato di altre persone sia un diritto di tutti i cittadini, ma ciò non debba mai comportare insulti e offese alle persone che rivestono cariche istituzionali e non. Sono certo che il nostro sindaco non si lascerà intimidire da una frase così meschina e vergognosa. Da ultimo, spero che gli inquirenti, venuti a conoscenza della notizia, possono individuare i responsabili di questo grave atto. Grazie. Andiamo avanti col primo punto all'ordine del giorno: adozione della variante del piano generale delle regole del piano dei servizi e rettifiche di errori cartografici degli atti del piano di governo territoriale. La parola al consigliere Tremolata come relatore della seconda commissione. Prego. Grazie, signor Presidente. La delibera si ha due scopi fondamentalmente: da un lato la variante del piano delle regole e del piano dei servizi e dall'altro la rettifica degli errori materiali. Ovviamente la parte più corposa è la prima, che deriva da due atti di Consiglio Comunale: la mozione del 25 marzo del 2014, che chiedeva la revisione delle superfici a standard, cioè fondamentalmente parcheggi, per le attività di somministrazione di cibi e bevande. E poi la delibera del 13 marzo, cioè poi prima la delibera del 13 marzo 2013, su chiarimenti interpretativi e mandato all'amministrazione per provvedere alla correzione e ai chiarimenti necessari del PGT, appunto, mandato dal quale l'amministrazione è partita, e questo è l'atto conclusivo di un lavoro. Gli obiettivi sono tre: da un lato una maggiore chiarezza in termini di stesura linguistica e comprensione del testo, di definizione più puntuale e di chiarimento di alcuni punti e di allineamento con norme tecniche e giurisprudenza che nel frattempo è evoluta. Secondo obiettivo, una minore rigidità in termini di standard richiesti, di definizione degli usi principali ammessi e compatibili e dei parcheggi pertinenziali, appunto, per le attività di somministrazione di cibi e bevande. Ultimo obiettivo, l'introduzione della rete ecologica comunale in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale. Nel dettaglio, come ci è stato spiegato dai tecnici, la modifica e integrazione dell'INTA fondamentalmente ha tre punti tre famiglie di chiarimenti e di modifiche. Il primo sono chiarimenti e adeguamenti in relazione al mutato quadro regionale e nazionale. Il secondo è una sistemazione per coerenza interna tra elaborati dello stesso PGT. E la terza famiglia è una precisazione, sono precisazioni di obiettivi e finalità del piano. La prima famiglia, quindi, chiarimento e adeguamento al mutato quadro normativo. L'articolo 3, che fa riferimento a specificazioni e chiarimenti su quali locali non computano come SLP, come cantine, androni passanti, eccetera, eccetera, che sono stati specificati meglio. Articolo 5, la disciplina del mutamento della destinazione d'uso,
quindi la richiesta di parcheggi pertinenziali. L'articolo 3, chiarimento che la SLP o il volume esistente di un edificio costruito si intende quello assentito per la costruzione, quindi assentito nei documenti originali che hanno autorizzato la costruzione. L'articolo 4, che fissa limiti percentuali per le funzioni complementari alla residenza, che vengono tolti questi limiti in accordo alla legge regionale 12, essendo subordinata ovviamente alla prevalenza su quanto era scritto qua. Articolo 6, parcheggi pertinenziali per attività di somministrazioni. Articolo 7, 16 e 14, dove sono state fatte delle migliori precisazioni dei parametri dimensionali, per esempio l'altezza massima di rifacimento per il recupero dei sottotetti. Articolo 34, l'adeguamento alla norma nazionale. Alla norma nazionale che prevede una sorta di regulation per la localizzazione di antenne di potenza inferiore a 300 watt, che non era prevista nel nostro PGT. La seconda famiglia, che era la coerenza interna tra diversi elaborati dello stesso PGT, con soprattutto un'attenzione ai vincoli sovraordinate, alle aree per servizi pubblici di interesse generale e alla disciplina convenzionale. L'ultima famiglia di modifiche, prescrizione di obiettivi e finalità del piano, con modifica dell'articolo 5, la semplificazione delle procedure di cambio d'uso, quindi la convenzione che non scatta più automaticamente al di sopra dei 150 metri quadri, ma in relazione a un ragionamento e a una valutazione. L'articolo 4, la dotazione richiesta di aree a standard per la realizzazione di funzioni e servizi privati di interesse generale, con anche in questo caso una verifica della reale necessità di queste dotazioni e non in maniera automatica. E da ultimo l'articolo 7, con le funzioni complementari, che sono private, in area servizi che vengono rese possibili su giudizio del Consiglio, quindi in base a una delibera che deve essere fatta nel Consiglio Comunale, a condizione che vi sia un legame di pertinenzialità tra queste funzioni complementari private e nelle aree che sono appunto previste a servizi. Ultima motivazione era quella dell'introduzione appunto della rete ecologica comunale, che come dicevo nell'introduzione è un atto che discende dal fatto che esiste una rete ecologica regionale e provinciale che va dettagliata anche a livello comunale, e questa è l'occasione. Ha una scala territoriale, quindi con come i parchi e l'alveo del fiume Lambro, e una scala locale della quale fanno parte anche i viali alberati e i giardini, anche i giardini privati. La commissione si è svolta in due giorni, perché appunto la materia è abbastanza corposa. La seconda giornata fondamentalmente è stata dedicata alla discussione con alcuni chiarimenti molto puntuali. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Tremolada. Ci sarebbe la facoltà per l'amministrazione di intervenire, ma non vedo interventi, quindi apriamo la discussione su questa delibera. I consiglieri sono pregati di prenotarsi per intervenire. Grazie. Chiesta la parola la consigliera Pennasi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Devo dire che rispetto a quello che mi aspettavo da come era stata inizialmente poi presentata la delibera, poi dall'approfondimento invece avvenuto in commissione leggendo la delibera, è vero, si tratta di una delibera che va sostanzialmente a specificare alcuni aspetti non chiari e a adeguare a modifiche della normativa, ma allo stesso tempo io ci ho trovato delle prime intenzioni politiche, secondo me importanti, rispetto alle quali volevo appunto porre un po' l'attenzione questa sera in consiglio. Beh, innanzitutto
innanzitutto questo elemento della chiarezza, non diamolo per scontato. Laddove non c'è chiarezza e si lascia spazio alle interpretazioni, possono succedere cose che purtroppo all'interno di questa amministrazione sono successe in passato. E quindi la chiarezza in realtà è un elemento importante, come è emerso durante la commissione speciale in alcune sedute, in cui al di là del vedere caso per caso capivamo che laddove non c'era chiarezza c'era interpretazione, potevano infilarsi anche elementi pericolosi. La stessa valore dà alla semplificazione. Sempre di più dovremo andare, per tutto quello che è l'atto della pubblica amministrazione, a cercare di renderlo il più semplice, il più vicino ai cittadini, e il meno complesso possibile, anche il meno costoso possibile, perché laddove c'è semplificazione costa anche meno poi affrontarlo da parte della comunità. La flessibilità. Anche questo è molto importante, riuscire ad andare incontro, e bisogna risolvere i problemi attivando flessibilità senza perdere ovviamente la tutela. Gli elementi che sono stati introdotti rispetto ai servizi di interesse pubblico, cioè la possibilità di agganciare laddove c'è un servizio di interesse pubblico, tipicamente viene fatto l'esempio dell'impianto sportivo, dei servizi, delle attività anche commerciali compatibili e complementari, sono uno di quegli elementi che a mio avviso aiuta questo famoso project financing, questo famoso accentuare la relazione tra pubblico e privato, creando delle relazioni virtuose che spesso citiamo ma che poi non sono così semplici da attivare. Indubbiamente aver introdotto la possibilità di affiancare dei servizi compatibili e complementari ai servizi di interesse pubblico è uno di quegli elementi che può andare a favorire, agevolare futuri progetti di project financing, anzi quindi di collaborazione tra il pubblico e il privato. E poi questa relazione comunque così da accentuare e da rafforzare con le politiche ambientali, col quale un piano del governo del territorio deve assolutamente dialogare, anzi costruire sinergie per il futuro. Quindi, diciamo, al di là di alcuni aspetti molto tecnici, devo dire anche affrontati con grande approfondimento in commissione, le commissioni sono state due, la prima è stata presa tutta dalla relazione dell'assessore e dei tecnici che con grande attenzione ci hanno aperto a tutti gli elementi anche appunto tecnici di dettaglio, però quello che mi interessava sottolineare erano delle linee, diciamo, guida politiche importanti che secondo me saranno importanti per il futuro, visto che dovremo comunque andare a affrontare un progetto di nuovo piano. Dal mio punto di vista siamo sulla strada giusta. Dovrà essere quindi il futuro piano uno strumento chiaro e uno strumento semplice. Dovrà essere uno strumento capace di rispondere ai bisogni e di risolvere i problemi in un contesto che socialmente, dal punto di vista economico e sociale, è molto cambiato e richiede quindi un ruolo alla pubblica amministrazione nuovo, capace di confrontarsi e capace di lavorare in modo nuovo, senza perdere ovviamente quel ruolo di attenzione all'ambiente, quindi alle politiche ambientali, di tutela dell'ambiente, di disegno del territorio, ricordando che stiamo ragionando su uno dei territori più consumati e quindi su un territorio dove in prospettiva, dal mio punto di vista, dovremo arrivare a ragionare su piani che punteranno sempre di più alla riqualificazione, al riuso, al miglioramento della qualità e sempre meno al consumo del suolo fino ad arrivare a piani a volume zero. Ecco, io trovavo in questo lavoro, che è stato comunque il lavoro, come ci dicevano gli uffici, frutto di un anno e mezzo di ragionamenti e di verifica, alcuni aspetti molto tecnici, ma anche alcune primi passi di intenzioni politiche sulla futura pianificazione che dal mio punto di vista sono importanti e ci tenevo a sottolinearli. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Invito i consiglieri
prenotarsi per fare l'intervento. Chiesto la parola il consigliere Cremonesi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. In linea di massima condividiamo gli obiettivi posti che hanno portato alle modifiche del piano delle regole. La relazione e le risposte alle domande fatte in commissione ci hanno chiarito al meglio alcuni concetti. Ci sono però alcuni temi e risvolti politici che crediamo valga la pena di sottolineare e che impongono alcune riflessioni. Ne cito solo alcune. Rispetto alle modifiche esplicitate, entrando nel merito di alcune valutazioni, il primo punto è quello delle antenne radiofoniche e il secondo, secondo noi, è quello della rete ecologica comunale, perché noi del Movimento 5 Stelle siamo per una città sostenibile, quindi vediamo favorevolmente questa scommessa. Il metabolismo urbano dipende da fattori economici, politici, sociali, tecnologici e anche ecologici. E proprio su questo dobbiamo capire in anticipo e affrontare i mutamenti che ci saranno nel futuro di questa città. Tante di queste regole hanno valenza tecnico-giuridica, ma la vera sfida è quella che bisognerà affrontare con coscienza per questo cambiamento ecologico che dovrà essere ben strutturato e altresì salvaguardare la salute delle persone, perché l'inquinamento è anche elettromagnetico, non c'è solo il traffico o l'inceneritore. Secondo noi si deve impostare un percorso che induca sensibilmente ad una riduzione dell'inquinamento fino ad eliminare le cause inquinanti e dannose per la salute. Inoltre questa rete ecologica comunale dovrà evitare la costruzione di nuove strutture in aree già congestionate. Questa è la direzione, quindi anche noi non possiamo che invitare l'amministrazione ad intraprendere questa strada, che può dare una svolta alla nostra città, altrimenti ogni piccola miglioria alle norme non potrà portare alcun risultato sensibile. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. In attesa delle prenotazioni vi comunico che a questa delibera sono state presentate 4 ordini del giorno e 5 emendamenti. Quindi chi è intenzionato di intervenire prego di farlo, così ci portiamo avanti. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Tremolata, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, solo per sottolineare 2 aspetti che mi sembrano di maggior rilievo e importanza in questa delibera. L'obiettivo della maggior chiarezza in termini di definizione, senza ombra di dubbio, dal punto di vista delle norme che vengono qui riviste, è un valore assoluto in una materia che altrimenti può dar luogo a zone grigie che non sono piacevoli per la città. Quindi sicuramente l'obiettivo è nobile ed è stato perseguito secondo me in maniera discreta. Ovviamente è un lavoro che continua e continuerà ancora in futuro. L'altra sottolineatura che volevo fare è riguardo alla minore rigidità, sulla quale condivido la relazione che fece in commissione l'assessore Marini sul fatto che una minore rigidità permette alla città costruita di vivere e di assorbire, di metabolizzare i cambiamenti che la società di oggi per forza di cose richiede alla città. In questo modo appunto la minore rigidità, seppur governata, consente alla città di continuare a vivere e non la ingessa secondo criteri che non sono più al passo con i tempi. Grazie. Grazie consigliere Tremolada.
chiedono a noi di votare. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, prego. No, molto velocemente, Presidente, perché anch'io, perché in realtà dietro un dibattito e dietro una commissione molto tecnica che affrontava delle questioni relative al piano delle regole, c'è una discussione più approfondita. L'assessore Marini ha usato in più occasioni un termine che ha ripreso anche il consigliere Cremonesi, che a me piace in particolar modo, che è quello del metabolismo della città. Forse la battuta è facile perché il mio metabolismo funziona poco, però perché credo che in realtà l'attenzione della nostra città, così come avviene per i metabolismi delle persone, appunto come sottoscritto, che passano una certa età, diventa un fatto importante e significativo per rigenerare il tessuto produttivo e di vitalità di una città. Noi siamo stati impegnati in questi anni in discussioni che riguardavano il futuro urbanistico di Sesto San Giovanni, molto spesso prestando giustamente, dico io, ma una grande attenzione rispetto alle aree dismesse. In realtà le nostre città, specialmente le città che hanno avuto una storia industriale, hanno avuto una prima modificazione. Come mi è capitato più volte di dire, in fondo questa è una città in trasformazione da quasi 50 anni. Se solamente pensiamo a quello che erano le aree della OSVA, cioè centrali rispetto al tessuto cittadino, e quello che sono adesso, ci rendiamo conto che la trasformazione di questa città è una trasformazione continua e che quindi agevolarne la trasformazione e il riutilizzo delle strutture è importante e fondamentale, soprattutto in un'epoca in cui gli immobili, gli utilizzi e le funzioni degenerano e invecchiano ad una velocità superiore a quella a cui noi eravamo abituati. In fondo la Falck è stata industria, la Falck, la Breda, la Magneti sono state industrie importanti, hanno avuto la stessa destinazione in quelle aree per quasi un secolo. Noi oggi ci troviamo molto spesso ad affrontare nelle nostre città invecchiamento di immobili o di comparti urbanistici che semplicemente 30 anni fa o quasi anche meno, 20 anni fa si erano già trasformati, e quindi questo è un'attenzione giusta da porre. E io credo che, così come è stato detto in commissione dall'assessore, queste sono anche delle indicazioni e dei filoni che noi dovremo percorrere quando andremo a redigere il prossimo piano il prossimo PGT, cioè una grande attenzione, una grande capacità di interpretare i piccoli mutamenti che nelle città avvengono e cercare in tutti i modi di fare in modo che il territorio si rigeneri e non crei luoghi e spazi che invece vengono abbandonati. Non è un'operazione facile. Come sempre è più facile pensare ex novo alla costruzione di un nuovo comparto, mentre in questi casi è decisamente più complicato, soprattutto per un paese che ha un'economia in grande difficoltà e che ha un'abitudine a costruire, anche un'abitudine e una cultura legata alle costruzioni che non è quella, per esempio, degli Stati Uniti d'America, dove un palazzo dopo 30 anni, se non serve più, si abbatte, si ricomincia da capo e si costruisce qualcosa di nuovo. Questo appartiene poco alla nostra cultura, poco alla nostra idea di città e di costruzioni. C'è sicuramente un elemento, personalmente credo, anche di conservatorismo in questo. Noi puntiamo molto spesso alla conservazione di tutto e, puntando alla conservazione di tutto, spesso non riusciamo a conservare nulla, però credo, insomma, che le indicazioni che vengono da questa delibera debbano essere poi sviluppate, ampliate ed essere l'anima del nuovo piano di governo del territorio, che dovrà sicuramente rivolgersi molto di più in termini di attenzione alla città tradizionale, alla città costruita, di quanto lo fosse quello del 2009, che giustamente invece aveva prestato grande attenzione
alle aree dismesse. Grazie al consigliere Rivolta. Non mi risultano interventi, lascio ancora 2 minuti e dopo trattiamo gli ordini dei giorni pervenuti. Allora, prendiamo. Allora, a questo punto passiamo agli ordini del giorno presentati a questa delibera, iniziando con, avete tutta la copia, col numero 1 presentato dal Movimento 5 Stelle. Chi lo vuole illustrare? Il consigliere Cremonesi, prego. Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta ad effettuare un'attenta analisi in merito alle antenne e agli impianti di radiofonia mobile, dettagliando in sede di Consiglio Comunale e o la Commissione competente su quante siano queste antenne e localizzarle all'interno di tutto il Comune. Questa cosa nasce proprio dai discorsi che si facevano in Commissione, questa famosa legge regionale che è stata illustrata anche in modo, diciamo, molto chiaro dall'assessore. Addirittura dice la legge regionale specifica che è comunque vietata l'installazione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza, socio-assistenziali, eccetera. Io ne ho vista una vicino al Campo Manin, correggetemi se sbaglio, penso che sia di telefonia, cioè capire un attimino anche se c'è l'opportunità di una commissione, capire sia dal punto di vista legislativo sia dove sono all'interno del Comune. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Ecco, sugli ordini del giorno è consentito e alla facoltà uno per gruppo per intervenire. Se non ci sono interventi e non c'è la dichiarazione dell'amministrazione. Scusi Presidente, sull'ordine dei lavori, siccome ci sono 2 ordini del giorno che riguardano lo stesso tema, non possiamo passare all'illustrazione del secondo e metterli in discussione tutte e due? Perché ce n'è uno a firma dei capigruppo di tutti i capigruppo di maggioranza che riguarda lo stesso tema con impegni più. Un po' più ampio, via, non aggiungo ne tocco nulla, insomma, discutiamoli insieme, casomai. Sì, allora, sì, sarebbe il numero 3. Quello che ho in mano io non ha il numero. È quello presentato dal Partito Democratico, chi lo illustra? La consigliera Antonioli? La consigliera Pennasi, prego. Grazie Presidente, un po' sulle riflessioni appunto che venivano fatte in commissione che condivido con il consigliere Cremonesi, abbiamo preparato questo ordine del giorno che voglio specificare è stato condiviso con tutta la maggioranza e anche se non ha fatto in tempo perché per motivi proprio di tempo è condiviso anche dal capogruppo della Federazione della Sinistra Foggetta.
Il tema è lo stesso, quindi quello degli impianti di radiofonia mobile e il fatto che con un ricorso al TAR è stato annullato un articolo del PGT che intendeva organizzare la distribuzione degli impianti, appunto delle cosiddette antenne, gli impianti di radiofonia mobile sul territorio. Lo leggo perché ci sono un po' di riferimenti di legge, non voglio andare a spanne. Preso atto del fatto che l'articolo 34 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole disciplina l'insediamento degli impianti di radiofonia mobile nel territorio comunale di Sesto San Giovanni. Tale scelta è stata determinata dalla giusta volontà di dare ordine al proliferare delle antenne sul territorio cittadino. Fino a ora il meccanismo previsto nel PGT si è dimostrato efficace e le richieste delle antenne si sono concentrate nelle aree indicate dall'articolo 34 di cui sopra. La legge regionale 11/2000, siamo sempre nel preso atto, la legge regionale 11/2001 delega i comuni a individuare le aree nelle quali installare impianti di radiofonia mobile, ma specifica che ciò non vale per quelli con potenza complessiva inferiore a 300 watt. Un operatore, in seguito al diniego di installare un impianto con potenza inferiore ai 300 watt fuori dalle aree previste dal piano, ha fatto ricorso al TAR e lo ha vinto. Il TAR, oltre al diniego, ha annullato l'intero articolo 34, lasciando quindi priva di regolamentazione urbanistica in materia di installazione di impianti di radiofonia mobile il comune di Sesto San Giovanni. La delibera di variante normativa al piano reintroduce l'articolo 34, con la specifica di esclusione per gli impianti con potenza inferiore ai 300 watt. È necessario tutelare il nostro territorio dal disordinato proliferale degli impianti, pur garantendo le necessarie esigenze di copertura radiomobile. Le aree di concentrazione delle antenne devono essere trattate come una funzione della città e in quanto tale orientate nel disegno urbano. Questo era il preso atto del fatto che. Arriviamo quindi alla contenuto dell'ordine del giorno. Il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere azioni presso Regione Lombardia e le sue commissioni competenti perché prendano in considerazione una modifica della legge regionale 11/2001 in modo tale che sia data ai comuni delega e facoltà di regolamentare la presenza sul territorio di tutti gli impianti, piccoli e grandi, consentendo una pianificazione equilibrata e funzionale. Demandare alla Commissione Paesaggio, alla Polizia Locale, la verifica degli impianti nuovi o da modificare al di sotto e sopra i 300 watt, in modo tale che sia attentamente verificato l'impatto paesaggistico e il rispetto delle forme della sicurezza della città e dei suoi cittadini. Quindi questo è l'ordine del giorno che abbiamo presentato. Sentivo che il consigliere Cremonesi lanciava anche l'idea di ritrovarci in commissione, visto che l'altra volta è stato trattato tra i tanti temi, ad approfondire questo tema specifico, visto che si tratta della seconda commissione che io presiedo, dichiaro fin da subito la disponibilità poi ad approfondire ulteriormente in commissione. Grazie. Sì. Allora, da una verifica che abbiamo fatto, sono simili in parte, quindi io direi di metterli in votazione separatamente. Ma mi risulta la prenotazione del consigliere Romaniello. Solo per fare una domanda, prego. Perché non ho capito bene il contenuto della... Grazie Presidente, non ho capito bene il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, perché dice ad effettuare un'attenta analisi in merito alle antenne e agli impianti di radiofonia mobile, dettagliando in sede di Consiglio Comunale la Commissione competente su quante siano queste antenne e la loro localizzazione all'interno del territorio comunale. La domanda, questo ordine del giorno chiede la mappatura o dietro ad effettuare un'attenta analisi c'è qualcos'altro che in questo momento non è declinato in questo ordine del giorno? Quindi domanda, la ripeto, questo ordine del giorno chiede la mappatura delle antenne o chiede qualcos'altro? Se chiede qualcos'altro magari, se è possibile, che sia specificato meglio. Io l'ho interpretato così, però adesso diamo la parola al consigliere Cremonese, lo spiega meglio. Secondo me è un censimento dell'esistente. Prego.
Prego, consigliere Cremonesi. Ok, grazie Presidente. No, io... Va bene la mappatura, va bene la localizzazione, va bene anche capire che tipologia di antenne ci sono in città. La città mi sembra molto... il mio telefono funziona ovunque. Cioè, capire anche quanto queste antenne fanno male alla salute, perché... Cortesia, consigliere Romanero, lei è intervenuto, faccia rispondere. Va bene, prego. Facciamo una localizzazione, poi se ci sarà una commissione competente che ci illustrerà anche le normative tecniche come il miglioramento della legge regionale, va benissimo. Cioè io posso dirvi, nel 1995 c'era un altro tipo di antenne, adesso c'è il 4G, ce ne sono anche altre. A livello medico non posso neanche sapere quali potrebbero essere i danni della salute, sulla salute. 10 anni fa magari 3 antenne andavano bene, adesso ne serve una. Capire la mappatura, capire anche nelle aree nuove quante in prospettiva ce ne sarà bisogno. Cioè, così, censimento, è aperta. Siamo a disposizione. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Gruppo misto, la consigliere Landucci, prego. Ma io volevo fare una domanda perché non ho capito bene una cosa. A parte il censimento, ma nell'ordine del giorno presentato dalla consigliera Pennasi, cioè le richieste tengono conto della sentenza del TAR? Cioè, ecco, nel senso che la sentenza del TAR ha detto che bisognava essere più larghi rispetto a come eravamo noi. Cioè, ecco, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, perché non vorrei che noi facciamo la modifica, poi fanno un altro ricorso al TAR, lo perdiamo ancora in un giro che non finisce mai. Perché questo mi sembra che sia da evitare, cioè è inutile fare proclami di blocco, anche perché devo dire al consigliere Cremonesi che io sono molto contenta che il mio telefono funzioni dappertutto a Sesto e non vorrei che fosse il contrario. Ecco, quindi da questo punto di vista do ragione a quello che ha fatto ricorso al TAR, insomma, cioè, credo che questo ormai sia da dare per scontato. Grazie alla consigliera Landucci. Mappatura sì. Non lo so, Presidente, posso rispondere come funziona? Era una domanda, credo, quella della consigliera. Risponda lei, così dopo andiamo in votazione. Per spiegare appunto rispetto alla domanda della consigliera Landucci, la risposta è, dunque, la domanda era se vogliamo reintegrarlo così com'era. No. Per non dover poi farcelo annullare un'altra volta, e non, l'intenzione non è fare il ricorso al ricorso del TAR. Quindi la risposta è, la proposta è quella di reintegrare, visto che essendo tutti in un corpo unico, sia al di sopra dei 300 sia al di sotto dei 300, il TAR l'ha annullato tutto, e a questo punto, sto spiegando, a questo punto noi non abbiamo più una regolamentazione anche al di sopra dei 300 watt, dove invece i comuni possono regolamentare, è necessario reintrodurre la parte di articolo che riguardava quelli sopra i 300, in modo tale che laddove la legge regionale ci consente di regolamentare, continuiamo a farlo, perché adesso non abbiamo più l'articolo dentro il PGT. Laddove invece la legge regionale ci dice che non possiamo regolamentare e il ricorso al TAR ha dato ragione all'operatore, ci atteniamo alla legge regionale. Aggiungiamo un pezzo, che però ovviamente è un pezzo non tecnico quello, ma politico, chiedendo alla Giunta, visto che noi siamo convinti che comunque sia importante regolamentare, ma anche proprio per avere un ordine in città delle aree dove queste funzioni possono collocarsi, chiediamo alla Giunta e al Sindaco di promuovere presso la Regione Lombardia e le commissioni competenze una proposta di modifica della legge. Però ovviamente dal punto di vista tecnico chiediamo di reintrodurre la parte dell'articolo sopra i 300 in accordo con la legge regionale, perché adesso non abbiamo più neanche quello, accettiamo il ricorso del TAR, ma politicamente chiediamo comunque un'azione, perché non concordiamo sul fatto che al di sotto dei 300 possano mettere un po' dove vogliono. C'è comunque un disegno della città, un'organizzazione della città, un tema di sicurezza che vanno, dal nostro punto di vista, regolamentati secondo quello che sono le intenzioni dell'amministrazione locale. Grazie alla consigliera Pennasi per la spiegazione. Quindi andiamo in votazione con l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego, inizio votazione.
Scusi Presidente, io qui compare errore riprovare. Quindi allora annulliamo tutto e ripartiamo. Quindi allora iniziamo la votazione sull'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego, inizia votazione. Adesso? No, no, si vota. Io voto sì. Si vota sì. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti 1, favorevoli 21. No, io sono favorevole. Vediamo cosa è successo. E uno si è disperso. Va bene. Usciamo con la torta, prego. Un attimo di pazienza che c'è l'operatrice di sopra. Vabbè, allora, visto che tecnicamente non è possibile... No, volevo... Va bene. Comunque... No, va. Va bene. A verbale facciamo... Sì, allora il sindaco fa una dichiarazione di voto, prego. Sì, grazie. Siccome non ho capito se sono riuscita a votare per tempo, vorrei dichiarare il mio voto favorevole. Grazie. Allora, il Consiglio approva l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle. Andiamo in seconda votazione per l'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e i gruppi di maggioranza. Inizia votazione, prego. Cos'è? Questo cos'è? Sì, sì. Ordine del giorno maggioranza. Oggi ordine del giorno della maggioranza numero 3. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 5,
Favorevole 19. Il Consiglio approva. Procediamo con il secondo ordine del giorno presentato sempre dal gruppo Movimento 5 Stelle. Lo illustrerà la consigliera e consigliere Cremonesi. Prego. Grazie Presidente. Veniamo al secondo ordine del giorno. Questo ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare politiche di massimo risparmio energetico per gli edifici di nuova costruzione in fase di ristrutturazione, modificando il regolamento edilizio ove previsto e monitorando assiduamente fin dalla fase di rilascio dei permessi, con finalità ultima quello di raggiungere l'obiettivo dell'ottenimento di edifici a basso impatto ambientale. Un ordine del giorno simile è stato presentato anche dal collega Moreno Nossa. Che dire, da qualche parte bisogna partire. Poco fa io e la mia collega stavamo discutendo appunto dell'efficienza energetica, di quali saranno le sfide per il futuro. Ad esempio, prossimamente questo sarà anche uno dei temi di Expo. Da qualche parte, secondo noi, bisogna partire. Quindi proponiamo questo. Esatto, facciamo questa integrazione anche all'articolo 10 e vediamo questo ordine del giorno. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Se non ci sono interventi e non c'è nessuna dichiarazione del sindaco, metterei in votazione l'ordine del giorno numero 2 presentato dal gruppo 5 Stelle. A un attimo ha chiesto la parola il gruppo Partito Democratico. Consigliere Tremolata, prego. Scusi Presidente, però abbiamo un po' di difficoltà perché a vedere di vista l'ultimo minuto ci mette un pochettino in crisi. Anche su questo, visto che c'è l'altro che ha citato Cremonesi, sullo stesso tema si discutono insieme anche questi o facciamo una discussione doppia? Alla Presidenza non risulta Nossa, lei non ha presentato sull'altra delibera, ma non ha niente a che vedere allora, con l'altra delibera. Quindi trattiamo questo quadro. Trattiamo solo questo per il momento, ok. Prego. Allora, ovviamente tutto quello che riguarda il risparmio energetico ci trova assolutamente concordi e quindi nelle linee di principio possiamo essere d'accordo. Il problema è che nel testo che andiamo poi a votare, all'articolo 10, che non è stato modificato, efficienza energetica, gli edifici di nuova costruzione devono perseguire i criteri di efficienza energetica sulla base della normativa nazionale e regionale e comunale vigente, quindi è già scritto molto chiaramente. La normativa nazionale e regionale vigente è la legge 12, poi abbiamo una DGR del 22 dicembre del 2008, che è quella che poi definisce le classi energetiche, che entrano molto nel dettaglio di cosa vuol dire fare appunto efficienza energetica. Quindi dire di modificare il regolamento edilizio, tra l'altro non è oggetto di quello che stiamo discutendo oggi, vorremmo capire di cosa si tratta. Ha chiesto la parola il gruppo Verso Sesto, prego. No, Presidente, io volevo intervenire perché pensavo che ci fosse l'opportunità di discutere entrambi gli ordini del giorno perché sono molto simili. E, vabbè, niente, però se l'altro è stato presentato, verrà presentato sull'altra delibera, a questo punto il mio intervento lo riservo per dopo. Grazie. Quindi era facoltativa anche la dichiarazione di voto su questo ordine del giorno, Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi, prego. Sì, grazie. Solo per un piccolo chiarimento. Dal momento che appunto poi andiamo a discutere la prossima delibera riguarda proprio il patto dei sindaci e di conseguenza il piano di risparmio energetico, ritenevamo due commi per l'articolo 10 efficienza energetica poca cosa rispetto a tutto quello che si può fare. È vero che c'è scritto tutto in questi due commi, il nostro
ordine del giorno era semplicemente un ulteriore rafforzativo, perché riteniamo importanti, come del resto voi, il fatto di puntare da qui al futuro allo sviluppo di tutto quello che riguarda l'energia sostenibile all'interno dell'edilizia. In particolar modo, non avendo esattamente sotto mano il regolamento edilizio, proprio quello per costruire, riteniamo importante dare un ulteriore impegno, eventualmente andare a modificare laddove è necessario il regolamento edilizio, in modo da renderlo congruo il più possibile ai passaggi futuri. È semplicemente un rafforzativo. Avessimo saputo che il consigliere Nossa avrebbe presentato un ordine del giorno simile, probabilmente non avremmo fatto lo stesso noi per questa delibera. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Se non ci sono interventi, dai la parola all'assessore. Consigliere Rivolta, il suo gruppo è già intervenuto, mi dispiace. Assessore Marini, prego, una spiegazione tecnica. Buonasera, scusate, una sola precisazione. Sulla questione del risparmio energetico e dell'efficienza degli edifici, che è un tema centrale e non starò a specificare perché, che è un tema centrale che deve essere affrontato tenendo conto della normativa che in questi anni si è sviluppata, il ritardo in Italia rispetto ad altri paesi, forse che si è anche un po' affastellata, devo dire, che deve tener conto della necessità di rispettare questa normativa, non sempre attentamente verificata, e della necessità di fare nei vari strumenti, sia il PGT che il regolamento edilizio, delle norme che chiariscano e che interpretino l'applicabilità di queste regole, che sono molto stringenti già da adesso per certi versi. Quindi ritengo che sia questo, e non entrando nel merito, ma sia questo ordine del giorno, sia quello che si è presentato dopo, sono assolutamente centrali, laddove poi è necessario sostanziarli di contenuti e di riflessione. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Quindi andiamo in votazione. Mettiamo in votazione il numero 2, l'ordine del giorno presentato al Movimento 5 Stelle. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 1, astenuti 4, favorevoli 19. Il Consiglio approva. Ultimo numero 4, ordine del giorno presentato dal gruppo PDL, La Miranda ed altri. La parola al consigliere La Miranda per illustrarlo e spiegarcelo un attimo. Grazie. Grazie signor Presidente. L'ordine del giorno che ho presentato collegato prende un po' spunto da una risposta ricevuta dall'amministrazione, che stasera auspicavo vi fosse anche pubblicamente lettura, derivante dall'ipotesi che si stia realizzando una nuova moschea temporanea in via Trento, e soprattutto per le modalità attraverso cui mi è stato rappresentato a me e al consigliere Di Stefano, che eravamo gli interrogandi, le modalità attraverso cui l'amministrazione prospetta di fatto il cambio di destinazione d'uso di questi capannoni industriali per consentire questo utilizzo di quella trasformazione a luogo di preghiera di fatto, cioè a moschea, di questo capannone di via Trento. E quindi, prendendo spunto esattamente dalle norme tecniche riportate, riferite nella risposta dell'amministrazione, quindi non ho
inventato o scritto nulla di nuovo, ma ho riportato testé tutti gli articoli richiamati e combinati disposti. Sostanzialmente però chiedo un elemento fondamentale, che poi tra parentesi ho visto che anche c'è un emendamento del Movimento 5 Stelle che è molto più ampio, ma è il passaggio in Consiglio Comunale, perché come sappiamo la possibilità di andare a fare una modifica della destinazione d'uso laddove è esperibile e secondo l'impianto che viene rappresentato dall'amministrazione, nel caso di specie con l'attuale norme tecniche di attuazione del piano dei servizi, questo è possibile sul territorio di Sesto San Giovanni, è possibile farlo attraverso una convenzionata. Bene, noi chiediamo che la convenzione, prima di passare in giunta per l'approvazione definitiva e quindi l'autorizzazione al permesso di costruire, o meglio all'ottenimento del titolo abilitativo per il cambio di destinazione d'uso, chiediamo per trasparenza, pur sapendo che non è obbligatorio per legge passare in Consiglio Comunale, chiediamo che si passi in Consiglio Comunale per una illustrazione, una discussione e un'eventuale anche approvazione. Un percorso, diciamo, politico, come lo viene chiesto da noi con l'ordine del giorno collegato. Poi come invece l'ha impostato il Movimento 5 Stelle è propriamente l'introduzione di una norma tecnica speciale. Noi lo chiediamo da un punto di vista politico, una discussione politica. L'ho specificato per l'ambito di Via Trento perché pare che sia in Via Trento ciò che si viene prospettato, ma in ogni caso lo chiediamo su tutto il territorio di Sesto, sull'ambito consolidato, quindi non sulle ATS ma sul consolidato, perché crediamo che una situazione del genere sia meritevole di discussione anche in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie al consigliere. La Miranda. Non vi risultano interventi e nessuna dichiarazione di accettazione, quindi proseguiamo. Lasciamo aperto ancora un minuto. Allora riprendiamo, prego i consiglieri che iniziamo la votazione sull'emendamento presentato dal gruppo PDL a firma del consigliere La Miranda ed altri. Ci sono interventi e mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal gruppo PDL. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 15, astenuti 2, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Sempre sulla delibera numero 1, passiamo agli emendamenti iniziando con il gruppo Movimento 5 Stelle. Allora, il primo emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego consigliera Franciosi per illustrarlo. Grazie. Grazie Presidente. Allora, questo primo emendamento è un emendamento al piano dei servizi. In particolar modo mi sono riferita al comma 1 dell'articolo 2 e più avanti al comma 6, se non sbaglio, dell'articolo 7. No, aspetta, sì,
Sì, mi stavo poi confondendo con l'altro emendamento. Quindi al comma 6 dell'articolo 7, in entrambi i casi sostanzialmente quello che chiediamo è di riportare al Consiglio Comunale la definizione di servizio privato di interesse pubblico, indipendentemente dal discorso sulla moschea appena fatto. Questo perché? Perché riteniamo importante che quando un privato investe nel pubblico, come è già successo anche per altre delibere già arrivate in Consiglio Comunale qualche anno fa, diceva importante che sia proprio il Consiglio Comunale, espressione di tutte le anime politiche della città, ad esprimere il parere di fattibilità. Di conseguenza quello che chiediamo è di modificare l'articolo 2, comma 1, togliendo la porzione o dalla giunta. Di conseguenza l'ultimo capoverso diventa: nel caso di servizi privati l'interesse pubblico sarà definito sulla base di valutazione espressa dal Consiglio Comunale. Così come l'articolo 7,6 chiediamo di fatto riportarlo indietro, perché le vecchie norme prevedevano che la convenzione, l'atto unilaterale di asservimento, la competenza di approvare sostanzialmente la convenzione, l'atto unilaterale di asservimento, è individuata nel Consiglio Comunale per le convenzioni accessive ai piani attuativi e nella Giunta Comunale per tutte le competenze altre e residuate. La modifica di questo articolo, la leggo proprio, prevede l'eliminazione del passaggio dal Consiglio Comunale e lo sostituisce con la Giunta Comunale. Grazie. Grazie alla consigliere Franciosi. Prima degli interventi la parola all'assessore Marini, prego. Sì, scusate, un intervento tecnico, poi semmai chiedo una delucidazione al segretario sugli aspetti più giuridici. La definizione che noi abbiamo introdotto è una definizione che tiene conto, rimandando alle competenze di Consiglio e di Giunta, così come stabilite dal testo unico delle competenze degli enti locali, casistiche molto diverse. Allora, ci sono alcuni casi in cui è evidente che è il Consiglio Comunale che deve decidere, altre però sono cose molto minute. I regolamenti d'uso, ad esempio, di cui parla la legge 12, riguardano ad esempio non tanto il servizio, ma le modalità di prestazione del servizio. Ora, possiamo disturbare il Consiglio anche per questi casi, però francamente chiedere al Consiglio se i bambini dell'asilo possono entrare dalle 8 alle 9 piuttosto che dalle 10 mi sembra un po' eccessivo. D'altra parte devo dire che i casi che noi abbiamo di questi tipi, di questo tipo, sono non pochi, soprattutto laddove la legislazione va nel mentre di risposte immediate e dentro tempi contingentati, qualche problema ce l'abbiamo. Allora, questa definizione, poi chiedo al segretario eventualmente di specificarla meglio, dice semplicemente: attenzione, in alcuni casi dove la competenza è evidente della Giunta, lasciamola alla Giunta. Toglierla vuol dire tutte le volte passare in Consiglio. A lei, segretario. Prego, segretario. No, e confermo quello che diceva l'assessore, che l'intervento con riferimento a queste due norme è stato quello di adeguare le previsioni del piano a quello che è a livello nazionale, in particolar modo a partire dalla riserva di legge prevista in Costituzione, per cui la definizione delle competenze degli organi spetta allo Stato e attualmente il testo unico norma in quali casi c'è l'intervento del Consiglio Comunale, residualmente quindi la Giunta. Quindi questa reimpostazione dell'articolo vuol far sì che si adegui a quanto previsto a livello nazionale, quindi anche in termini di competenze, cioè non può diversamente il Consiglio legiferare stabilendo competenze di Consiglio laddove non ce ne sono, ecco. Per cui
Grazie, grazie. Chiesta la parola alla consigliera Franciosi, prego. In realtà più è un chiarimento, quindi vuol dire che io sto proponendo una modifica, o quantomeno la prima modifica è inammissibile. Non posso togliere la porzione del Consiglio Comunale o dalla Giunta in relazione alle rispettive competenze. Dell'articolo 2,1, l'ultima parte dice dal Consiglio Comunale o dalla Giunta in relazione alle rispettive competenze. Siccome noi stiamo proponendo di togliere dalla Giunta, da quello che ho capito dal suo discorso, io sto proponendo qualcosa di inammissibile, giusto? Prego. Però, aspetta, finisco perché... Però la seconda parte, quindi eventualmente potrei scorporare, non lo so se si può fare uno scorporo dell'emendamento, la seconda parte è chiedo di riportare l'articolo a come era prima, a meno che non fosse inammissibile come era prima. Io la cosa che posso dire è che questo intervento normativo, anche nella seconda parte, con fa riferimento ai sensi della normativa vigente, la volontà era quella di far sì che la previsione comunale si adegui a quella nazionale, che potrebbe modificarsi di volta in volta. Per cui non so adesso quali ipotesi di estrapolazione. Le dice eliminare la prima ipotesi di emendamento e confermare la seconda? Ma l'intento della seconda, che lo conferma però al direttore che è qui, era sempre quello di richiamare la previsione nazionale in termini di competenze. Lo facciamo in piano. Un attimino, consigliere Lamirante, un attimino che si faccia almeno spiegare una spiegazione. Prego. Io ritenevo opportuno ascoltare anche le esigenze che stava segnalando la consigliera, perché per prassi di questo Consiglio Comunale molte volte l'intendimento magari va al di là della lettera della norma. Alcune volte la volontà è quella di far sì che ci sia una condivisione, e magari nella specifica viene fuori ma volevo semplicemente che ci fosse una condivisione da parte dei consiglieri, non necessariamente formale da parte del Consiglio, ma magari in commissione. L'ascolto in questi termini. Dopodiché riconfermo che laddove l'intendimento sia quello di stabilire qui una competenza al di là di quali sono le previsioni di carattere nazionale, non è possibile. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Prego. Grazie Presidente. Allora, ho qui in mano gli emendamenti, gli ordini del giorno del Movimento 5 Stelle arrivati alle 17.30 via mail al nostro capogruppo. 1, 2, 3, 4, 5. Altri due arrivati dal sesto nel cuore, senza che siano arrivati via mail. Ci siamo soventi lamentati che la documentazione non arrivava mai in tempo, però diamo anche noi il buon esempio. Noi non sappiamo dietro un cambiamento quali potrebbero essere gli impatti dal punto di vista normativo. Ci sono le commissioni, magari non si fa in tempo a discutere in commissioni, posso comprenderlo, ma non è possibile che la regola è che ci siano questi ODG emendamenti dell'ultimo minuto, perché è un modo di lavorare che non va bene, non va bene. Presidente, scusi, adesso intervengo. Allora, una grazie al consigliere Romanelli. La spiegazione, consigliere Romanelli, può intervenire, prego. Grazie Presidente. Io credo che lei dovrà censurare il consigliere Romaniello, perché, no scusi, che venga a farci la morale, non si può presentare ordine del giorno.
Il regolamento è chiaro, fino all'inizio della discussione si possono presentare ordini del giorno ed emendamenti. Lei purtroppo non fa parte di questo Consiglio Comunale adesso. C'è qualcuno davanti a lei che è stato qui parecchie ore la notte, anche in particolari delibere, dove sono stati presentati più di 500 emendamenti e dove l'allora segretario comunale col direttore generale hanno fatto una sospensione e ci hanno cassato una serie di emendamenti e ne hanno portati in votazione quelli che erano ritenuti ammissibili. Niente di più strano, perché è il gioco, tra virgolette, anche della politica e la democrazia pretende anche questo. Quindi io credo che sia legittimo da parte di qualunque consigliere che anche un minuto prima dell'inizio della discussione possa presentare un emendamento o un ordine del giorno. Non è necessaria la condivisione, perché spesso lei sa che sono semplicemente posizioni politiche che vengono ribadite, senza con questo aver la pretesa di avere anche il consenso di tutta l'Aula. Altre volte, quando magari l'argomento è di interesse importante o si ritiene la forza politica di doverlo condividere con altre forze politiche, per tempo lo fa pervenire. Però io credo che lei debba smettere questo modo di censurare. Faccia il suo lavoro se ne è capace di fare il consigliere comunale e non venga a fare ogni volta il saputello. Grazie. E la lezioncina agli altri consiglieri, perché qui c'è qualcuno come il sottoscritto, come il consigliere Rivolta, come quelli sta a fianco alla consigliera Pennasi, che stiamo qua da molti anni. Non siamo mai stati a farci le lezioncine sulle modalità con cui vengono presentati gli emendamenti e non si sono neanche lamentati quando gli abbiamo presentato 500 gli emendamenti. Consigliere Romaniello, non è ammesso, lei non può, ha già parlato. La parola al segretario generale, per favore, per cortesia. Prego. Allora, prego, nella formulazione in atti i due emendamenti sono inammissibili. Quindi allora il numero 1 presentato dal Movimento 5 Stelle è inammissibile. Quindi procediamo con il numero 2, sempre presentato dal gruppo numero 2. Con la numerazione che porta il Movimento 5 Stelle. Vuole illustrarla, consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, questo emendamento è frutto di un dibattito interno nostro, all'interno del nostro gruppo a seguito della commissione, in quanto durante la commissione io ho chiaramente chiesto se fosse possibile limitare le dimensioni appunto di quanto riferito nel comma specifico dell'articolo 3. Che in questo momento non è un comma, è il punto B relativo alla definizione della superficie lorda di pavimento. All'interno del nostro gruppo abbiamo stabilito che secondo noi è necessario definire un massimo di SLP e proponiamo di aggiungere in fondo a diverse parti costituenti l'immobile fino ad un massimo del 4% della SLP totale. Grazie. Questo può dichiarare se è legittimo. La parola all'assessore, prego. Scusate, ancora un intervento tecnico. Nella formulazione proposta il 4% è riferito a tutto, i balconi, le terrazze, le logge e gli androni passanti. Quando si mette una quantità forse bisognerebbe capire perché quella quantità, perché il 4 non il 3 e quant'altro. Su 10.000 metri quadrati sono 400, che sono pochi, eh? Su 5.000 sono 200, su 1.000 sono 40. Io ho anche un problema laddove se lascio questa definizione, che cosa succede rispetto ai titoli edilizi che sono già realizzati da questo punto di vista. Allora, in una prospettiva di modificare più radicalmente i parametri urbanistici dell'articolo 3, ritengo non tanto dei limiti percentuali quanto che si può considerare meno esclusioni. In questo contesto vedo non poche contrarietà da questo punto di vista. Grazie. Grazie all'assessore.
quindi verificata la legittimità dell'emendamento, sono aperti gli interventi. Prego. Se non ci sono interventi sull'emendamento presentato dal gruppo 5 Stelle, andiamo in votazione. Inizio votazione, l'emendamento numero 2 presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 16, astenuti 5, favorevoli 2. Il Consiglio non approva. Procediamo con il numero 3, sempre con la numerazione del gruppo. Consigliera Franciosi, se lo vuole illustrare, grazie. Grazie Presidente, anche questo è un intervento tecnico che riguarda qualcosa che avevamo chiesto in commissione. Abbiamo deciso di proporre una modifica al punto C dell'articolo 7, no, del comma 3 dell'articolo. Allora, il punto C, comma 3, articolo 7, dove sostanzialmente chiediamo di quantificare in un SLP inferiore a 200 metri quadrati, di recupero di SLP inferiore a 200 metri quadrati, la richiesta di monetizzazione per il reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali. Grazie. Anche qui una spiegazione dell'intervento dell'assessore Marini, prego. Scusate, questa è solo una specificazione. Quando si parla di monetizzazione ai sensi della normativa vigente, si fa riferimento specificatamente alla legge regionale che per il recupero dei sottotetti parla di monetizzazione nel senso di pagamento del costo di costruzione parametrico, che è cosa diversa dalla monetizzazione delle aree standard. Semplicemente una spiegazione. Ho solo dato la specificazione, adesso poi... Volete una mia idea? No, forse interviene... Questo è possibile, è ammissibile. Oltre alla specificazione, anche qua io dico quello che dicevo prima, perché 200 e non 250? O non 300 o non 150? Preferisco valutare di volta in volta a seconda del tipo di carico urbanistico e della situazione da questo punto di vista. Grazie. Quindi verificata la legittimità dell'emendamento, apriamo gli interventi. Presidente, mi consente che io non... Prego. È il presupposto che chiedevo di chiarirmi. Prego. Nel senso che è obbligatorio comunque dotare nel fare il recupero sottotetto i posteggi. È questo che dico. Quindi è possibile emendare per un'ipotesi... No, non è obbligatorio. No, parla appunto emendare, nel senso che al di là invece di fornire per interventi sui 200 metri quadri, anziché fornire il posteggio, monetizzarlo in quel senso. È fattibile. Questo che chiedevo di chiarire. Prego. Mi scusi. Sui parcheggi pertinenziali la legge regionale riguardo ai sottotetti è l'unico caso che ammette esplicitamente la monetizzazione, anche se sono privati. Come tale però non la definisce uguale alle altre, la definisce in maniera differente. Era solo questo. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Tremolata. Prego, ne ha facoltà. Sì, questo emendamento non ci sembra condivisibile perché va in senso contrario a quello che è il secondo obiettivo secondo il quale stiamo mettendo mano a questo PGT, che è la minore rigidità. Allora, qui si va invece nel porre un vincolo, come anticipava l'assessore, tra l'altro un vincolo delle quali non si capisce perché è proprio 200,
mettendo una rigidità che fa da spartiacque. Ci sembra invece più utile che sia lasciata all'amministrazione la possibilità di decidere nel merito, volta per volta, su cosa può essere monetizzato e cosa no. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Landucci. Prego. No, ma io volevo un chiarimento dall'assessore Marini, non è... Cioè, e fino adesso quante volte abbiamo trovato i parcheggi pertinenziali? Grosso modo, non voglio una statistica di numero, ma su 10 interventi quante volte abbiamo cercato il parcheggio e quante volte abbiamo monetizzato? Grosso modo. Cioè, per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando, perché se no... Cioè, non si capisce niente qui. Assessore Marini, prego, se può rispondere. No, non so darle una risposta. Per quanto riguarda i sottotetti, da che mi risulta, ma a memoria, quindi è un lasso temporale molto breve, quello che sono qua, in genere vengono richiesti. Appena si può, si richiedono. I parcheggi, sì, certo. Però, francamente, bisogna andare a vedere... Quindi, eh? Anche perché la monetizzazione in questo modo è abbastanza alta. Grazie, l'assessore Marini. Se non ci sono, per cortesia, non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'emendamento numero 3 presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 14, astenuti 5, favorevoli 3. Il Consiglio non approva. Proseguiamo con l'emendamento del gruppo Sesto nel Cuore, il numero 4 nostro. Chi lo illustra? La consigliera Titta Ferranti, prego. Questo emendamento è stato presentato in linea con quanto relazionato dall'assessore Marini per introdurre maggiore chiarezza e per riallineare le norme tecniche con le leggi e la giurisprudenza vigente. In particolare si propone l'articolo 5, che riguarda la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso, di riallineare le norme tecniche alla legge 12 del 2005, all'articolo 52, che parla proprio della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso, quindi lo stesso titolo, è stato aggiunto il comma 3 bis, e quindi l'emendamento propone questo, di aggiungere le stesse parole dell'articolo 52, comma 3 bis, che recita: i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzate alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire e o a titolo abilitativo convenzionato. Quindi si tratta semplicemente di riportare quanto la legge regionale prevede, e quindi scriverlo significa rendere le norme tecniche più chiare. Più chiare, sì. Su questo la parola, l'assessore vuole dare la parola? Posso? Dopo il segretario, Presidente. Prego. No, allora. Termini, cioè, in linea di principio adesso non ho presente, insomma, questo passaggio specifico che citava la consigliera, però è chiaro che nella misura in cui questo qui è un passaggio previsto dalla legge regionale, evidentemente non è un passaggio legittimo. Ma richiamarlo qua non so quanto possa essere utile ai fini del piano, nel senso che dovesse esserci un tipo di modifica di carattere normativo da parte della legge regionale per gli ambiti di sua competenza, risulterebbe inadeguata la previsione nel nostro piano, però è chiaro che una previsione di questo tipo allo Stato è legittima. Non so quanto opportuno farne un richiamo qui, perché la vincolerebbe ad un piano, e laddove dovesse essere modificata a livello regionale
non avrebbe un recepimento immediato in questo piano, però. Quindi, nel merito della legittimità è legittimo, ma... Quindi è legittimo, Assessore, se vuole dare una spiegazione, altrimenti andiamo... Sì, no, titolo abilitativo convenzionato è o, un'aggiunta rispetto alla legge 12, va benissimo, è rarissimo che avvenga perché non c'è il delta dello standard, comunque siccome dice e o si può lasciare, ok. Chiesto la parola il consigliere Romaniello, prego. Sì, in effetti è inopportuno ridondare l'informazione, proprio perché poi se l'informazione a monte cambia, poi si è costretti a cambiare l'informazione a valle. Quindi se già c'è la legge con i suoi commi, che vale immagino anche nel comune di Sesto, replicarla sul nostro regolamento, insomma, non ha nessun... valore, insomma, da questo punto di vista, nel senso che non è né un rafforzativo, una ridondanza inutile che implicherebbe poi, se eventualmente la legge regionale dovesse cambiare, di ritornare poi qui a rivotare il cambiamento anche per il regolamento. Beh, comunque una precisazione, come Presidente io faccio fede solo al parere tecnico che dà il segretario generale sugli emendamenti, se sono legittimo o illegittimo. Poi ognuno di noi la può pensare come vuole. Consigliere Capone ha chiesto la parola, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma rispetto all'intervento del segretario, osservo che il suo è più una valutazione politica, quindi magari, se mi permette, non dovrebbe entrare nel merito della discussione. Rispetto al consigliere Romaniello, proprio prendendo spunto dalla sua osservazione, credo che invece sia importante, anche perché la fonte normativa è la fonte vigente. Nel momento in cui la fonte vigente viene modificata, automaticamente nel regolamento attuativo degli enti locali trova applicazione. Quindi oggettivamente credo che il porre un diniego ad un chiarimento, una specificazione, come il consigliere Romaniello ha giustamente osservato, e si tratta di una specificazione che richiama un richiamo normativo di carattere regionale, beh, io credo che sia soltanto una questione di valutazione politica, ma non di buon senso, perché il buon senso porterebbe invece ad approvare questa nostra proposta, anche perché diventerebbe un precedente, ovvero tutte le volte che da parte della maggioranza di un'altra forza politica vi è un richiamo specifico ad una norma superiore, beh, potremmo dire la stessa osservazione che a mio parere ha detto il consigliere Romaniello, che mi sembra un'osservazione del tutto superficiale. Grazie. La parola al segretario per dei chiarimenti. Lo volevo soltanto rapidamente, la mia non era chiaramente una precisazione, non poteva esserlo politica, ma una precisazione tecnica in termini, come ho precisato, di opportunità. Ed è mio compito farlo. A livello di legittimità ho premesso che non può che essere legittimo l'emendamento perché riporta una norma di legge regionale. A livello di opportunità, in questo caso, come in altri, gli uffici lo sanno, tutte le volte che c'è un richiamo di carattere normativo, io di mio a livello tecnico sono contraria a riportare richiamo per evitare magari dei fraintendimenti laddove la normativa richiamata dovesse modificarsi. Ma un mio parere in termini di opportunità, quindi non in termini politici, opportunità tecnica, fermo restando che invece in questo caso ciò che mi compete direttamente è la legittimità e l'emendamento legittimo. Grazie al segretario. Quindi se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'emendamento numero 4 presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 14, astenuti nessuno, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Presidente, credo di non aver votato. Faccia la dichiarazione. Volevo votare no. Contraria. Quindi la consigliera Pennasi. Votazione contraria a questo emendamento. L'ultimo presentato dal gruppo Sesto nel Cuore, chi lo vuole illustrare? Consigliera Titta Ferrante, prego. Sì. Dunque, nella variante normativa al piano delle regole dei servizi, secondo me è opportuno secondo noi è opportuno prendere
che si prenda atto delle scelte che il Consiglio Comunale vuole fare in merito al gioco d'azzardo. E anche qui siamo andati a prendere la legge regionale numero 8 del 2013 e riportato esattamente quello che scrive. Tra l'altro queste sono scelte condivise e applicate anche dal Comune di Milano. Quindi il nostro desiderio è che il Consiglio Comunale si prenda non solo a livello di intenzioni e di linee, non solo a livello di intenzioni, ma concretamente anche proprio nel piano delle regole, che faccia una scelta in merito a questo problema. E quindi chiediamo che proprio nell'articolo 5 si aggiunga che nell'intervento di destinazione d'uso non è previsto l'insediamento di esercizi commerciali con la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. E ove previsto l'insediamento di esercizi commerciali con la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, e parlo di installazione di ulteriori apparecchi rispetto a quelli già detenuti lecitamente, detti insediamenti devono essere collocati ad una distanza superiore a 1.000 metri da luoghi definiti sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categoria protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori. A quanto stabilito dalla legge ho fatto una variazione, che è quella dei 1.000 metri anziché i 500 come previsti, perché secondo noi questo è molto importante proprio per gli aspetti e le ricadute sociali che questo problema ha sui giovani, sulla fascia degli adolescenti, dei giovani, oppure delle persone appunto che si riservano, che hanno problemi di tipo psicologico, insomma sono di tipo sanitario. Quindi più questi luoghi sono lontani e meglio è. La parola al segretario generale per la legittimità, prego. Allora, leggendo, riprendendo rapidamente la normativa regionale, però la normativa regionale nel momento in cui parla delle possibilità riservate ai comuni, parla della circostanza che i comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni del comma 1, e quindi non mi sembra che la norma regionale preveda la possibilità di modificare le distanze, ad esempio, né di mettere altre preclusioni. Cioè, se leggo l'articolo 5,2, il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni del comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di quel comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Poi c'è la possibilità delle forme premianti per quanto riguarda gli esercizi dello slot al comma 5, e la competenza per i controlli richiamata al comma 7. Al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo in locali che si trovino a distanza determinata dalla giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri dai siti scolastici. E quindi, leggendo questa norma, non vedo poteri del comune di modifica delle distanze oppure di preclusioni in termini assoluti. Però lascio magari la parola, non so se vuole aggiungere qualcosa il dirigente di settore. Prego, la parola all'architetto. Prego. Sì, ha detto tutto il segretario. L'unica cosa che aggiungo, appunto, la competenza del comune entra nel merito, secondo la legge regionale, appunto la possibilità di individuare altri ricettori sensibili, non di ampliare effettivamente la distanza da questi, tant'è che dice una distanza comunque massima di 500 metri come definita dalla Giunta. Rispetto invece al primo punto, in cui dice nell'intervento di destinazione d'uso non è previsto l'insediamento di esercizi commerciali con la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, ecco, qua devo dire non capisco bene dove collocherebbe questa precisazione nell'articolo 5, perché in realtà l'articolo 5 non parla delle esclusioni, ma parla delle modalità da utilizzare per il mutamento di destinazione d'uso. Questo è più un ragionamento da fare invece in altri articoli del piano delle regole in cui si dicono le funzioni ammesse e le funzioni non ammesse. Quindi questa è una prima precisazione. Devo dire poi nel merito, specificate in questo modo,
come dire, anche qua la legge regionale entra nel merito di ragioni di salute pubblica, di inquinamento acustico, di varie ragioni. Un'esclusione così su tutto il territorio a questo punto comunale, indipendentemente dalle funzioni che erano insediate, indipendentemente dal contesto, provoca sostanzialmente una, come dire, una disparità di trattamento verso un'attività che comunque, come dice la stessa norma, è lecita, senza che sia ancorata a una ragione, a una motivazione di salute pubblica, e questo pone dei forti problemi di legittimità anche per la stessa norma, perché comunque anche la Regione e l'orientamento è sempre, va bene esclusioni, ma devono essere motivate, cioè deve esserci una ragione che dica perché quel determinato ambito non può essere oggetto, non può essere localizzato. Grazie all'architetto Riganti. Quindi, visto verificato l'illegittimità, non andiamo in votazione. Consigliere Antonioli, non l'ho visto, prego. Sì, scusi signor Presidente, ma per renderlo, diciamo, legittimo, non possiamo modificarlo e fare in modo, perché visto l'argomento sensibile, se si toglie la prima parte dove la parte è illecita e modifichiamo la parte 1000 metri, mettiamo i 500 metri, mettiamo di individuare, che vengano individuati meglio i luoghi sensibili senza indicarli noi, possiamo approvarlo? No, mi scusi, chiedo. Io sto agli atti e alla dichiarazione del segretario. Ripeto, l'emendamento è illegittimo. Se volete chiedere una sospensione del Consiglio, vi trovate voi capigruppo e lo formulate assieme. Sto chiedendo questo. È possibile, visto l'argomento sensibile. Voglio sentire anche gli altri capigruppo, grazie. Va bene. Consigliere Caponi, come capogruppo. Va bene la modifica proposta da parte della consigliera Antonioli, perché il tema è un tema che deve riguardare sicuramente tutti. Però osservo soltanto una questione, architetto. Quando lei parla di distanza massima, è un problema di interpretazione. Cioè distanza massima non è distanza minima, nel senso che arriva fino a un massimo. Quindi a mio parere c'è una possibilità di deroga, perché parla di una distanza massima. Cioè, adesso è difficile spiegare perché è un problema di interpretazione, ma quando si parla di distanza massima vuol dire che oltre consentito, non in maniera inferiore, quindi secondo me il comune può anche disporre una distanza superiore, perché si parla di una distanza di sicurezza, ma quella distanza di sicurezza vuol dire che al di sotto di quella distanza non è possibile, ma oltre il comune a mio parere può intervenire, perché può ritenere che sia opportuno aumentare quella distanza che la Regione ritiene massima, cioè il margine di sicurezza, possa essere ampliato per ragioni di interesse pubblico, come è l'argomento che ci riguarda. Quindi io ho capito la sua osservazione, però credo che lei non possa non condividere la mia tesi, perché, ripeto, quando la Regione parla di distanza massima 500 metri, intendo una soglia di sicurezza, una zona franca, sotto la quale non si può, ma il Comune, a mio parere, può anche ritenere che possa essere ampliata legittimamente nell'interesse pubblico, nell'interesse del bene comune, nell'interesse comunque dell'argomento che ci riguarda. Ciò detto, ripercorrere totalmente la legge regionale, a mio parere, va a svilire le motivazioni, il contenuto della nostra proposta politica, proprio perché in questo modo il Comune di Sesto dà una particolare attenzione al tema che viene trattato in quest'ordine del giorno, perché se manteniamo i limiti indicati dalla Regione vuol dire che ci adeguiamo ad una normativa regionale, ma noi dobbiamo essere in grado di adeguarla al nostro territorio, e nel nostro territorio sotto la distanza minima dei 500 metri ci sono parecchi luoghi sensibili. Quindi, non so, consigliere Antonioli, meglio poco che nulla, no? Per carità, però a mio parere vi invito a riflettere, perché sulla base di questo ragionamento credo che il Comune possa dare un segnale forte alla lotta del gioco d'azzardo e possa creare anche un precedente importantissimo che può essere anche preso a modello da altri comuni
della Regione Lombardia. Grazie, però scusatemi, stiamo parlando al momento di un emendamento illegittimo, quindi io mi devo fermare a dare la parola, perché non andiamo nel tecnico, e quindi o mi chiedete la sospensione del Consiglio oppure lo ritiriamo. Quindi tutti i capigruppi sono d'accordo, sospendiamo il Consiglio per un quarto d'ora, va bene? Grazie. Il regolamento continua a fare, ah no, io lo farò domani.